La vetta più alta della Terra, quella del Monte Everest, si sposta per un giorno nel Cilento. Si è appena svolto a Tor Chiara il primo tentativo di Everesting, un'impresa che ha dell'incredibile, se si pensa che è riuscita finora soltanto a 688 persone. Dopo una pedalata di 25 ore e 23 minuti, i tre amici appassionati delle due ruote, Tony Del Verme, Guido Brandolini e Alessio Incagliato, hanno centrato l'obiettivo lo scorso sabato 31 luglio. Ben 8.848 metri di dislivello accumulati, pari a una scalata dell'Everest, in un singolo tentativo ininterrotto. Hanno centrato così l'impresa di scalare l'Everest in bicicletta. In compagnia di Tony Del Verme, che ha organizzato proprio qui a Tor Chiara l'Everesting. Ma come fa ad esserci l'Everest a Tor Chiara? Da per gioco, siccome sono di Tor Chiara, tenevo a farla nel mio paese. Visto che non posso vincere gare, l'unica soddisfazione è cimentarmi in queste sfide personali e l'Everesting è una delle cose che mi gratifica. L'ho fatto quindi già tre volte, questo sarebbe il mio quarto tentativo e ogni volta è sempre la prima volta, cioè non si dà niente per scontato, siccome sono 24 ore di marcia, di pedalata, può succedere di tutto, sonno, stanchezza, dolori, quindi incrociamo le dita e speriamo che anche questa volta riusciamo a portarla a casa. Però non è da solo, in questa impresa ci sono anche altre due persone che tentano e tanti amici che sono venuti a pedalare in piccoli tratti con lei. Assolutamente, l'Everesting è un consiglio che posso dare a chi si cimenta per la prima volta e anche le successive volte è di non farlo mai da solo, quindi in compagnia sicuramente è la soluzione migliore. Grazie a due miei amici e soprattutto al supporto di tanti amici che si sono accodati durante il percorso, lo stimolo è stato sempre maggiore. Anche Guido sta provando l'Everesting qui a Tor Chiara, organizzato da Tony Del Verme. Come sta andando? Innanzitutto siamo più o meno a metà percorso. Al momento tutto bene, io in verità ci ho provato già l'anno scorso con Tony, però dopo 7.000 metri di dislivello sono stato malissimo e quindi ho dovuto rinunciare. Speriamo che quest'anno sarò più fortunato. Il percorso questo di Tor Chiara lo conosceva già, l'aveva già praticato? Sì, in passato, perché ho partecipato sempre alla Gran Fondo che organizzavano loro, quindi conoscevo già. Poi comunque vengo in vacanza qui da tanti anni, quindi la zona la conosco abbastanza bene. Non vuole lasciare la sua bici neanche per l'intervista, come sta andando? Andavo dalla bici, io sono fatto così, è la prima volta per vedere come si fa questa esperienza, però loro, visto che si cambiano le scarpe, la maglietta, per me è una cosa non concepibile, però penso di farla anche io nel futuro, è una prova contro me stesso. Amici di bici, un mio atleta nel mio team che si chiama Wellness in Motion, dove anche Andrea, il ragazzo di prima, fa parte del nostro team e abbiamo una passione da tanti anni assieme. Effettivamente è una gara molto dura, è una sfida contro se stessi. Noi in parte la stiamo provando e devo dire, almeno per la mia esperienza, che è veramente dura. Magari per le prossime volte si cimenterà anche lei, perché essendo anche organizzatore di grandi gare. Circa 9.000 metri di dislivello che si dovranno affrontare senza mai dormire, seppur con delle tappe, però è veramente una maratona di bicicletta importante, ecco.